In occasione di Sintonie High End a Rimini abbiamo ascoltato un'anteprima presso la saletta allestita da Hi-Fi di Prinzio. Le famose basi acustiche Extrema Voice in alluminio smorzante ad effetto antisismico di Mino di Prinzio diventano stand con amplificazione dei risultati. Sentiamo come funzionano dalle parole dello stesso Mino di Prinzio. Allora, questa è un'anteprima, praticamente sarebbe la versione delle nostre basi per i tre modelli della BBC, LS5A, 59 e S8. Perfetto, ovviamente ci ricordava prima Mino che questa è la versione grezza. Sì. Questa è la versione grezza per far vedere il materiale. Quelli definitivi sono impallinati e anodizzati, molto più belle. Qui si vede le righe, l'altro è tutto è più bello. Tutto ricavato al pieno. Materiale fibra, sempre quel materiale che usano per le galline degli aerei super leggeri, perché hanno una qualità rispetto a tutti gli altri allumini che dissipa le vibrazioni in calore. Il valore poi assorbe, mentre il metallo normale suona, questo assorbe. Allora, questo è un semplice da 1 cm, 1,5 e 2. Noi poggiamo il diffusore qui. Tutte le vibrazioni vengono assorbite tramite la prima piastra e i pilastri. La seconda assorbe ancora tramite le sfere, qui molti pensano che sia disaccoppiato, in realtà è un disaccoppiato accoppiato perché verticalmente, orizzontalmente è rigido, quindi scarica ma non rientra. Le energie del diffusore, il diffusore è sempre fermo, quando scarica non ha più la forza per risalire. L'altro vantaggio, facendo questo movimento qua, è come dire, il diffusore è rigido, il cestello dell'altoparlante sarà il diffusore, se il diffusore fosse totalmente rigido, gran parte delle vibrazioni del cestello lo trasmette sul mobile e rientra in gioco. Questo praticamente cosa fa? Faccio un esempio, noi prendiamo il fucile, poggio la spalla, sparo, come sparo? Il mio corpo assorbe parte delle vibrazioni e sento un tuono. Provate a immaginare se il fucile fosse brulato direttamente al cemento armato. Quando spari, le vibrazioni scarica ma rientra pure e sporca tutto. Questo è il vantaggio che ripulisce il basso, toglie i rigonfiamenti. Togliendo i rigonfiamenti si sente ancora di più l'estensione in basso. Poi il discorso di avere questo movimento qua, il woofer va avanti e gli non va così. Quindi sono micro vibrazioni che praticamente quando poggi il diffusore, le vibrazioni lo scarica come energia cinetica, effetto antiringulo o antisismica. E la differenza sonica è: si alza l'immagine, la gamma medio-alta diventa tutto più morbida, la parte bassa ripulisce rigonfiamenti, sentiamo di più il basso articolato e esteso, si alza l'immagine, profondità, in parole povere è come dire ascolti il diffusore o il palcoscenico. Con le nostre piastre ascoltate, vedete il palcoscenico. Grazie Mino, e ricordami anche quando è che ci rivediamo, perché stai per organizzare qualcosa di molto importante. Sì, prendo un attimo, allora, questo lo presenteremo ufficialmente, faremo gli ascolti a Bacco da Bacco e Vinile. Tra l'altro vi ricordo che a Bacco da Bacco e Vinile, che si svolgerà il 20 e 21, e ci sarà presente il presidente della Playback, presenteremo le prime diffusori di Yajin, e c'è il mister Hans della Vitos. C'è anche un'altra importante novità che vediamo in questa foto, sì. E saranno l'anteprima italiana dei diffusori YG, sì, che ascolteremo sempre in occasione di Bacco da Bacco. In occasione di Bacco da Bacco, quindi siete tutti invitati. Volevo fare un altro appunto che tutti mi chiedono: perché non fai la pubblicità prima? Volutamente non l'abbiamo voluto fare, noi lo facciamo 10 giorni prima, perché essendo un negozio non possiamo accogliere tanta gente, quindi 10 giorni prima manderemo ai nostri clienti tramite newsletter l'avviso, metteremo sul banner nostro, sulla home page, l'invito, quindi siete tutti invitati. Diciamo che una manifestazione piuttosto mirata, più a una nicchia di mercato, soprattutto ai nostri clienti. Grazie. Grazie a te Mino, ci saremo anche noi e avremo anche il piacere di suonare insieme un po' di musica, e ho anche qualche sorpresa musicale per te. Bene, bene, sono contento, grazie. Vi aspetto a tutti, grazie. Grazie, a presto.